pace e bene. Oggi vorrei raccontarti una piccola storia. È la storia di due fratelli che vissero insieme d'amore e d'accordo per molti anni. Vivevano in cascine separate ma vicine. Per anni avevano coltivato insieme la terra, condividendo le macchine e gli attrezzi, scambiandosi i raccolti e i beni. Un giorno purtroppo scoppiò una brutta lite. Cominciò con un piccolo malinteso e crebbe fino a diventare un diverbio con uno scambio di parole amare a cui seguirono mesi di silenzio. Una mattina qualcuno bussò alla porta del fratello maggiore. Quando aprì si trovò davanti un uomo con gli utensili del falegname. «Sto cercando un lavoro per qualche giorno», disse il forestiero. «Forse qui ci può essere bisogno di qualche piccola riparazione nella fattoria. Io potrei esserle utile per questo». «Sì», rispose il fratello maggiore. «Ho un lavoro per lei. Guardi là, dall'altra parte del fiume. In quella fattoria vive il mio vicino. Beh, è mio fratello minore. Fino ad un mese fa c'era una splendida prateria tra noi, ma lui ha deviato il letto di quel fiumiciattolo perché ci separasse. Deve averlo fatto per farmi andare su tutte le furie, ma gliela farò vedere io adesso. Vede quella catasta di pezzi di legno vicino al granaio? Ebbene, voglio che lei costruisca uno steccato alto almeno 2 metri. Non voglio vederlo mai più». Il falegname rispose: «Va bene, mi sembra di capire la situazione». Il fratello maggiore aiutò il falegname a riunire tutto il materiale necessario e se ne andò fuori per tutta la giornata a fare le spese in paese. Verso sera, quando ritornò, il falegname aveva appena finito il suo lavoro. Il fattore rimase con gli occhi spalancati e la bocca aperta. Non c'era nessuno steccato alto 2 metri, c'era invece un ponticello che passava sopra il fiume. Era un'autentica opera d'arte, molto fine, addirittura col corrimano. In quel momento, il suo vicino, suo fratello minore, venne dalla fattoria e passando sul ponte arrivò dal fratello maggiore e gli disse: «Ma sei veramente in gamba, ma guarda, hai costruito questo ponte meraviglioso dopo quello che io ti ho fatto e detto». E così stavano facendo la pace i due fratelli, quando videro che il falegname prendeva i suoi arnesi e se ne andava. «No, no, aspetta, rimani per alcuni giorni ancora, ho parecchi lavori per te», disse il fratello maggiore al falegname. «Mi fermerei volentieri», gli rispose, «ma ho parecchi ponti da costruire». Caro fratello, cara sorella, Papa Francesco ci ricorda spesso di non erigere muri, ma di costruire ponti. Ti auguro che con la tua vita e le tue parole tu possa essere costruttore di pace, costruttori di ponti, di quei meravigliosi ponti del perdono che ci uniscono gli uni con gli altri. Che il buon Dio ti benedica.